presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Al centro dell'Italia c'è l'Abruzzo, al centro dell'Abruzzo c'è la Marsica, al centro della Marsica c'è Avezzano, al centro di Avezzano c'è la piazza e al centro della piazza c'è la cattedrale. E proprio a fianco della cattedrale c'è un'antenna, questa antenna, alta, brutta, inquietante. Che cos'è questa antenna? A che serve? Perché sta lì, anzi qui? Proprio al centro della città. Abbiamo tentato di avere qualche notizia da chi evidentemente lavora per questa antenna. Abbiamo bussato all'ingresso del fabbricato, dal cui cortile parte il traliccio, ma non è stato possibile avere risposta o risposte. Allora abbiamo provato, per intuito, a rivolgerci alla Telecom e dopo qualche tentativo ad un paio di centraline a Pescara, a Roma, abbiamo avuto l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio stampa della stessa Telecom, che fa capo ad una persona in verità molto cortese e disponibile, la signora Marina Marchetti di Telecom Italia. A lei abbiamo inviato per email alcune domande e dopo qualche giorno abbiamo avuto le risposte proprio dall'ufficio stampa di Telecom Italia. Vediamo le domande e le risposte. Quando è stata installata l'antenna telefonica che è ad Avezzano in via Vittorio Veneto? Questa è la prima domanda e la risposta è: l'installazione dell'antenna risale al 1996. Quali compiti ha e quali funzioni svolge? Risposta: la stazione radio base in oggetto fornisce la copertura radio necessaria per il funzionamento dei telefoni cellulari GSM e UMTS nel centro abitato di Avezzano. Perché fu scelta un'area in pieno centro della città? Il posizionamento, questa è la risposta, della stazione radio in zona baricentrica permette di ottimizzare da un lato la qualità delle conversazioni in virtù di un migliore livello di segnale presso l'utilizzatore e dall'altro, avvicinando il telefonino alla stazione radio, di abbassare la potenza in trasmissione dei telefonini, minimizzando il livello di esposizione alle onde elettromagnetiche da parte dell'utilizzatore. Altra domanda: è possibile trasferirla altrove, in una zona fuori dall'abitato? Risposta: il trasferimento di una stazione radio base posta in posizione baricentrica rispetto agli utilizzatori richiede di norma un numero di siti alternativi, di solito due o tre, per garantire lo stesso livello di segnale. Allontanare il telefono dalla stazione radio richiede un aumento della potenza di emissione da parte dei telefonini con un aumento del livello di esposizione dell'utilizzatore. Quanto è alta l'antenna? 40 metri. E la concessione amministrativa ha una sua scadenza? Le concessioni amministrative non hanno di norma scadenza. A chi è affidata in loco la gestione e la manutenzione? Per quanto riguarda la gestione e la manutenzione della stazione radio, Telecom Italia provvede direttamente all'attività in questione, avvalendosi in alcuni casi specifici di imprese esterne specializzate. Ultima domanda. A parte un notevole deturpamento panoramico, non c'è alcun rischio di inquinamento ambientale? E questa è la risposta della Telecom.
Le stazioni di telefonia mobile sono assoggettate a quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, numero 259 del 2003, che prevede per il rilascio delle autorizzazioni un parere vincolante da parte degli enti competenti, sia per quanto concerne gli aspetti architettonici urbanistici, che per quelli di natura sanitaria radioprotezionistici. Peraltro, anche le campagne di misura effettuate in Italia dagli organi competenti, ARTA, Ispettorato delle Comunicazioni, Fondazione Bordoni, eccetera, hanno sempre verificato il pieno rispetto dei limiti di legge in materia di esposizione ai campi elettromagnetici. L'impianto in oggetto è stato verificato da ARTA nel 2007, riscontrando il pieno rispetto dei limiti di legge. Fin qui la risposta dell'ufficio stampa di Telecom Italia. Allora, noi crediamo a tutto, questa antenna deve stare in questo posto per ottimizzare il segnale, la potenza di trasmissione, eccetera, eccetera. Noi crediamo a tutto o vogliamo credere a tutto, ma vorremmo avere anche qualche conferma, qualche controprova. Non potendo avere altre notizie da chi opera all'interno della struttura, ci siamo rivolti a chi, per altri motivi, si è occupato in passato o si occupa oggi di questo lo vogliamo chiamare problema. Oggi lo chiediamo a due componenti della Commissione Ambiente del Comune di Avezzano, al Presidente, che è l'Avvocato Alfredo Iacone, e al componente, che è l'Avvocato Roberto Verdicchia. L'avvocato alla mia sinistra è di centrodestra, l'avvocato alla mia destra è di centrosinistra. Allora, avvocato Iacone, presidente della Commissione Ambiente, perché questa antenna sta qui? Questa antenna è stata realizzata intorno al 95-96 con l'allora amministrazione Spallone e possiamo dire che è uno dei danni fatti dall'ex sindaco Spallone. Allora venne concessa l'autorizzazione a realizzare questa antenna, o meglio a sopraelevare l'antenna. Io ricordo che allora, che eravamo all'opposizione, cercammo di ottenere informazioni e ci siamo opposti alla sopraelevazione dell'antenna. E Spallone ci rispose che non c'era stata nessuna sopraelevazione, che la misura era sempre la stessa e che potevamo essere noi quelli che l'andavano a misurare, cosa ovviamente impossibile. Al di là di questo aneddoto, attualmente il Comune non ha una competenza per quanto riguarda l'aspetto, per così dire, ambientale e l'aspetto ancora più importante relativa al presunto inquinamento elettromagnetico. Questo deve essere misurato o dall'ASL o ancor più dall'ARTA, che è l'Agenzia Regionale a Tutela dell'Ambiente. Noi come amministrazione potremmo interessarci di far effettuare queste misurazioni qualora ci venisse richiesto da un comitato di cittadini. Potremmo far da tramite nei confronti dell'ARTA per ottenere una misurazione dell'inquinamento elettromagnetico. Avvocato Verdicchia, questa antenna è brutta. Brutta per chi oramai ci convive da oltre 40 anni. Considera che io ho un'età di 47 anni, sono nato nella casa dove tuttora ho uno studio, e ricordo come se fosse in questo momento, nel momento in cui si realizzavano gli scavi, un gravissimo incidente che accorse a un operaio del posto che stava per intervenire. Stiamo parlando degli anni 65, perché poi l'edificazione si è sviluppata nel 1970. Considera che nel 1970 fu realizzata una piccola antenna di modeste dimensioni, l'altezza era sui 20 metri, che molto probabilmente all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, non poteva servire, non era chiaramente in uso perché non esistevano cellulari, non esisteva un sistema GSM o altri sistemi similari. E poi col tempo si è andata sviluppando con la nuova telefonia radiomobile. È vero quello che dice il collega lavorativo e componente di commissione, presidente di commissione Iacone, nel momento in cui è stata realizzata nel 96, ma
Ricordo l'altezza, esattamente ricordo l'altezza perché ero bambino, che erano 20 metri, oggi siamo arrivati a un'altezza leggermente spropositata perché siamo oltre 40 metri. Il fatto inquietante, e qui io debbo intervenire forse drasticamente, ma a favore dei cittadini, che già da svariato tempo c'è stato un comitato di quartiere negli anni 95-96 che ebbe modo di rilevare un presunto inquinamento elettromagnetico e di segnalarlo alla Procura della Repubblica, il quale fecero giustamente effettuare i rilievi da parte dell'ARTA. Tuttavia ricordo che questo rilievo è stato di natura negativa, quindi i parametri sono nella norma. Da informazioni assunte da dipendenti che lavorano all'interno, gli stessi mi dicono che costantemente, dal punto di vista loro chiaramente, quindi sia con le ditte della Telecom SPA e sia con le ditte esterne, monitorano attentamente quelli che possono essere i segnali, che chiaramente sono di duplice natura, diciamo che uno di natura ombrello e uno di natura perpendicolare che va a incidere direttamente sulle abitazioni sottostanti. Io dico che quello che va a incidere in maniera diretta sulle abitazioni sottostanti è di scarso rilievo, riguarda la parte nord-est di Avezzano, mentre l'altro dovrebbe essere monitorato con maggiore attenzione, visto che riguarda la parte che sta ai 500 metri di diametro e quindi riguarda una grossa fascia di Avezzano, soprattutto la parte centrale e la parte a sud di Avezzano. Io mi auguro, non è una competenza specifica che possiamo avere noi nella Commissione Ambiente, no, mi auguro che esista un comitato di cittadini che voglia sensibilizzarcelo, rappresentarcelo, come noi siamo sensibilissimi a tutti i problemi che ci sono stati posti da parte di qualsiasi cittadino e di qualsiasi parte di Avezzano. Anziché aspettare che si costituisca un comitato che poi porti avanti una battaglia, c'è un consiglio comunale, ci sono gli amministratori. Se il problema è riconosciuto tale, l'iniziativa potrebbe partire da voi. Sì, in effetti guardando l'antenna si può rilevare, direi anche con inquietudine, che ogni giorno c'è una nuova parabola. Questo significa che ogni giorno sicuramente aumentano le emissioni e probabilmente aumenta anche l'inquinamento. È però un discorso di competenza, perché ripeto, noi possiamo chiedere l'intervento dell'agenzia, dell'ARTA, che è preposta alla misurazione delle emissioni elettromagnetiche, ma non abbiamo una competenza specifica in questo settore. E a proposito di consiglieri comunali, va detto che nel recente passato hanno rivolto interrogazioni anche altri consiglieri come Mariano Santomaggio, Lino Cipolloni e lo stesso Antonio Floris quando questi era alla opposizione. Proviamo a trarre delle conclusioni. Questa antenna, a quanto pare, salvo a dimostrare il contrario, non costituirebbe un pericolo per la salute degli avezzanesi. Noi non siamo né dei tecnici né degli scienziati, per cui ci dobbiamo fidare. Però che questa antenna dove stia veramente male, questo si capisce a prima vista, da qualunque parte si osservi. Avezzano non è una città con particolari bellezze architettoniche, noi non abbiamo 99 chiese, 99 piazze, 99 fontane. Nel centro della città abbiamo questa cattedrale, questa piazza, questa fontana, e su tutte incombe la vostra antenna, signori della Telecom. È una presenza innaturale, brutta e inquietante. Per favore, portiamola lontano dal centro, lontano dagli occhi, lontano dal cuore della città.